Io di notte mi metto a studiare la squadra, io di notte mi studio la squadra, cerco di capire come crearla al meglio, come cercare di creare l'intesa, ma... Ciao amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video di FIFA 21 da parte di Jonathan-GMR. Ragazzi, prima di iniziare, mi raccomando, un bel like, perché oggi vi mostro una squadrettina, se vogliamo chiamarla esotica. Ma prima di farvi vedere la squadra, vi voglio mostrare i primi giocatori che ho venduto. Io avevo circa 405.000 crediti e vendendo questi giocatori ho raggruppato una bella somma di crediti. Quindi ho venduto Porto, che tra l'altro mi è soprattutto dispiaciuto perché è un giocatore che ha dato tanto nella Weekend League, ha fatto la differenza, corre tanto, come anche Carrasco che già conosciamo, e De Jong, giocatore base, buggato. Molto, diciamo, buono come calciatore. Comunque, torniamo alla squadra perché ho venduto questi tre calciatori più i crediti che avevo prima. Ragazzi, sono andato a creare questa squadrettina che adesso vi vado a mostrare, dove c'è un giocatore che io volevo fortemente e finalmente ce l'ho in squadra e ho creato anche l'intesa massima perché tutti i miei calciatori con questa formazione vanno a 10. Ovviamente alcuni devono ancora raggiungere la fedeltà, anzi no, alcuni, solo João Félix. Ma il calciatore che io volevo tanto è questo qui, Zaccaria. Secondo me il centrocampista, ovviamente questa versione qua è il cammino verso la finale UCL, secondo me il centrocampista più forte del gioco. Un'accelerazione 84, velocità scatto 88, con ombra va a 94-88 e poi si vanno ad alzare ovviamente i parametri della difesa, dove guardiamo le intercettazioni da 84 va a 94. E attorno a questo giocatore ho dovuto cambiare alcuni dei giocatori. Proprio all'ultimo ho tolto Mendy e ho inserito Davis per dare l'intesa massima a Zaccaria, altrimenti Zaccaria qui mi andava ad 8. E mettendo Hazard COC e Mendy terzino sinistro con Varane mi stava Zaccaria ad 8 e quindi a me non piaceva sta cosa. Quindi ho messo Davis, che comunque pure è un buon giocatore. Non ha 5 di piede debole, non ha proprio un passaggio proprio buono buono, però comunque è veloce, tryhard lì sulla fascia, un buon difensore, quindi va bene. Per il resto ho cambiato, quindi Hazard l'ho tenuto. Ovviamente ho messo questo modulo 4-2-2-2 perché così mi consente di avere l'intesa massima. Quindi Hazard l'ho passato a centrocampo e in attacco ho comprato Haaland. Questo giocatore qui non lo usano in tanti perché è un calciatore magari poco agile, c'ha poco equilibrio. Effettivamente è vero, è un calciatore che in campo diciamo ondeggia, ma un po' a destra sì, c'ha poco equilibrio. Però qua io vi dico che è abbastanza devastante. A me in 5 partite mi ha fatto 5 gol, quindi un gol a partita me l'ha fatto per adesso, lo sto ancora provando. In tal caso che lo volessi cambiare, andrei a prendere magari un Marco Reus, di nuovo il Rulen Break, l'87 mi sembra, che è abbastanza forte, però non mi sono trovato proprio bene. Però questo giocatore qua, con stile intesa cacciatore, va a velocità scatto al massimo, accelerazione 94, un giocatore quando fate un bel 1-2 con la fisicità che comunque sta, la forza fisica a 95, è un giocatore che comunque riesce magari a mantenere anche fisicamente un Van Dijk, un Varane e anche altri tipi di difensori molto forti fisicamente. E poi è velocissimo. L'unica pecca che ha è che ha poco equilibrio, quindi ripeto, ondeggia un po' in campo, sai, con quel fisico comunque è molto alto, è 1,94 m, e poi c'ha 3 di mossa e abilità e 3 piede debole. Però affiancata a un buon giocatore, tipo Messi, in questo caso io ho Messi, oppure João Félix, fa la sua differenza per adesso. Poi ovviamente lo si deve provare sempre in Weekend League, come sempre. Messi ovviamente qua andrà a fare l'attaccante, infatti adesso vi faccio vedere anche le tattiche, perché nelle tattiche io cambio modulo tramite l'offensivo. Cambio modulo e vado a mettere ovviamente il 4-4-2 con i CDC. Hazard va a sinistra, João Félix a destra, Haaland, Messi in attacco, Zaccaria, Marcos Llorente, Davis, Vidic, Varane, Alex Morin e Courtois. Qui diciamo cambiamo solo le posizioni, però io preferisco il 4-4-2 in questo caso. Le istruzioni: Messi falso 9, poi abbiamo Hazard niente, Zaccaria l'ho messo che mi ripiega tra i difensori, e invece prima c'avevo Marcos Llorente che ripiegava tra i difensori, invece in questo caso metto Zaccaria che difensivamente è fortissimo. João Félix niente, Alex Moreno resta dietro in attacco, Davis resta dietro in attacco e Courtois uscite sui cross. Quindi, vai giù,
Questa è la squadretta, se vogliamo chiamarla esotica, che sono andato a creare. Sono molto euforico, che a me piace. Già l'ho provata e devo dire, tranne Davis, che ancora lo devo provare perché è stato un cambiamento proprio all'ultimo minuto, però già l'ho provata e devo dire che mi piace davvero tanto. Ovviamente è da provare in Weekend League assolutamente. Vai giù. Lasciate un bel like se volete scrivere qualcosa nei commenti per avere un consiglio. Ovviamente fate una bella iscrizione al canale YouTube Giona_GMR. Io vado in live dal mercoledì alla domenica su questa piattaforma su YouTube da Giona_GMR. Noi ci rivediamo al prossimo video. Io la squadra la studio di notte. Io di notte metto a pensare. Io di notte, io di notte.